ci buttiamo, ecco, con grande gioia e entusiasmo a cogliere e a dare la parola ad Andrea e ad Antonia. L'occasione è la pubblicazione di questo testo che Antonia e Andrea hanno voluto scrivere per i nostri tipi, trasmettere la fede alla scuola di nostro figlio Carlo Acutis. E allora, direttamente, lasciando la parola a loro, vogliamo chiedere com'è stato apprendere la fede da vostro figlio. L'impegno oggi più che mai dei genitori e dell'educazione alla vita, nei genitori cristiani, nell'educazione alla fede, in mezzo a tante difficoltà. Forse Carlo ha qualcosa da dirci con la sua esperienza anche per ammaestrare i genitori a vivere la propria fede e in qualche modo a comunicarla. Ecco, se volete dirci qualcosa, grazie. Allora, Carlo, ora nel caso mio, voi mi guardate adesso e dice, chissà, che fede. Io sono stata un po', dico che Carlo per me è stato un salvatore, Lo dico chiaro perché così è anche un segno di speranza per voi, perché a volte il Signore si diverte a scrivere il contrario delle storie che normalmente siamo abituati a sentire, no? Santa Teresina, per esempio, genitori santi, genitori perfetti, no? E invece io sono cresciuta in un ambiente laico, mio padre era un editore, ero figlia unica e per grazia ho frequentato scuole cattoliche perché vivevo in centro, vicino a Roma, vicino Piazza Venezia, e solo intorno c'erano solo scuole cattoliche, e questo mi ha permesso di accedere, non che mio padre fosse ostico. Fui battezzata il giorno che sono nata perché rischiavo di morire, fu un parto molto difficile, c'era l'alluvione a Firenze, quindi un bel periodo era. E quindi così fu battezzata, però non è che mio padre e mia madre fossero due persone che frequentavano la chiesa, erano assolutamente, non erano ostici, non si parlava mai di fede. Ecco, sì, io stavo sempre in mezzo a intellettuali, scrittori, persone di grande cultura, però di fede non si sentiva mai parlare, era come se fosse un argomento che non esisteva. Quindi io sono cresciuta in questo ambiente, feci la prima comunione perché tutti la facevano, feci la cresima perché anche quello fu, diciamo, la scuola lo faceva, poi feci il matrimonio. Andrea era un po' più bravo, perché lui aveva una famiglia più pia, nel senso che andavano a messa, però io quando l'ho conosciuto, lo devo dire, adesso mi viene rama, siccome ci siamo fidanzati, che lui era ancora, stava finendo l'ultimo anno dell'università, io non lo vedevo andare a messa la domenica, quindi quando non c'erano i genitori si dava la pazza gioia. Quindi proprio, e quindi un po' questo è stato il clima. Poi arriva Carlo, bambino che a 3 mesi dice la prima parola, a 5 mesi già parla, e quindi, diciamo, molto anticipatario, dico che correva avanti al tempo. E Carlo faceva domande incalzanti, perché anche con la fede era molto precoce. Poi ha frequentato l'asilo dove gli parlavano di Gesù, aveva una tata polacca che era venuta, una au pair, una ragazza, che però era religiosa, e quindi lui avrà respirato, ma era lui di suo che vedeva le chiese, voleva entrare, salutare Gesù, e faceva domande incalzanti. A 4 anni e mezzo già scriveva e leggeva, quindi aveva cominciato a leggersi la Bibbia, voleva leggere le storie dei santi. E io, naturalmente, abituata in questo clima intellettuale dove la cultura è importante, per carità, mio padre ci teneva molto, poi però ero un ignorante terribile nella fede. E mi sentivo comunque a disagio, perché queste domande di Carlo mi creavano una certa, diciamo, ansia, e perché capivo che c'era una stonatura, no? Io che ci tenevo a essere, perché comunque certi valori ce l'avevo chiare, no? La coerenza del genitore, e il fatto che comunque c'è un'autorità genitoriale importante, no? Però vedevo che queste cose sul piano della fede erano scalfite. E Carlo, diciamo, insomma, questa era la situazione, finché mio padre, io ricordo che ero figlia unica, muore molto giovane, precocemente, aveva 57 anni, in un infarto, e naturalmente questo per me fu uno sconvolgimento. Cominciò a pormi le domande della vita, poi dopo 2 mesi
che papà era morto, Carlo mi disse che gli era apparso il nonno che chiedeva preghiere perché era in purgatorio, e io sono sicura che quell'apparizione fosse vera, perché poi Carlo per tutta la sua vita ha pregato per le anime del purgatorio in una maniera molto intensa, quindi sono certa che avesse avuto un'esperienza forte. E naturalmente questo mi ha ancora più creato, diciamo, subbuglio, perché dico, oddio, cosa succederà a mio padre, cosa sarà successo, il purgatorio, tutte queste cose. E ebbi la fortuna di conoscere un santo sacerdote che aveva anche dei doni un po' particolari, e ebbi la possibilità di andarlo a conoscere, a incontrare. La prima volta non sapeva nulla di me, mi disse proprio che Carlo aveva una missione speciale per la Chiesa, aveva... E io pensavo, boh, chissà, non capivo a quei tempi. E poi mi confessò, mi disse tutti i miei peccati, perché aveva questi doni del discernimento degli spiriti, che ovviamente sono doni speciali che a volte alcuni sacerdoti con alcune anime hanno, che il Signore concede. E quindi questo mi sconvolse, dico, come fa questo? E dico che da quel momento è iniziato, poi mi disse che devo studiare teologia, se no ero troppo ignorante. Allora, a tempo perso, col lavoro, cercavo di... Insomma, cominciò il mio percorso di conversione, che dico sempre finirà probabilmente in purgatorio, perché la conversione è tutta la vita, ma è difficile raggiungere, Però, insomma, uno ci prova. E qui è stata, quindi, diciamo, l'esperienza che io ho avuto, che è un'esperienza certamente un po' al contrario. Però soprattutto Carlo è stato per me fondamentale, perché io avevo una visione dei sacramenti protestante. Io pensavo che fossero tutti simboli. E pensavo, dico, ma guarda questi che perdono tempo. Poi vedevo la non coerenza di certi cattolici che andavano a messa, che conoscevo, chiacchieroni, sparlavano, non facevano opere di carità. Dicevo, ma guarda... E quindi Carlo mi ha fatto capire veramente che nel pane e nel vino consacrato abbiamo la reale presenza di Cristo in mezzo a noi, e che i sacramenti sono i segni efficaci attraverso cui Dio, la Santissima Trinità, ci dona la grazia. E quindi per me questa è stata la scoperta della vita, perché quindi tutto ha acquisito un significato, no? Tutto si è messo a posto, no? Gesù Cristo, la Chiesa, perché l'esistenza del sacerdozio, ecco, ho capito tante cose. E naturalmente questa è stata la mia esperienza. Però io poi, dopo la morte di Carlo, che è avvenuta nel 2006, noi abbiamo avuto altri due figli, è stata una grazia di Carlo, perché dovevano nascere il giorno della morte di Carlo, e Carlo mi era apparso in sogno dicendomi, perché io avevo circa 39 anni quando morì Carlo, e insomma tentavo di riavere altri figli, ma erano già passati 4 anni, avevamo già, no, con mio marito fatto la domanda per l'adozione di altri figli, e già insomma era avanti il percorso. Poi rimasi incinta. Dopo che Carlo mi era apparso in sogno, con un gran sorriso mi ha detto, ma non ti preoccupare, tu diventerai nuovamente madre. E infatti avvenne proprio questo. E io rimasi incinta di questi due gemelli, che appunto il giorno della nascita era proprio il giorno della morte di Carlo. Io ho visto qui la firma di Carlo, il regalo di Carlo. E poi naturalmente io adesso posso parlare, perché con Carlo devo dire che l'esperienza è stata un po' particolare, no? E certo Carlo era abbastanza unico, non che questi due figli di adesso non siano bravi, perché sono ragazzi di fede, ecco, frequentano volontariamente la messa tutti i giorni, fanno l'adorazione eucaristica quando possono, il rosario quotidiano, però certamente sono un po' diversi, eh? E però io, quindi con loro, io e mio marito abbiamo problematiche diverse, che non abbiamo avuto magari con Carlo, ma che stiamo vivendo adesso. I figli nostri adesso hanno 13 anni, e quindi anche questa è un'esperienza, no? Perché ogni figlio è un unicum, eh? Ognuno è chiamato a essere santo, ognuno nella sua peculiarità, particolarità. Però ecco, diciamo, certamente in questo volume cerchiamo innanzitutto di diciamo, mettere a fuoco quelli che sono stati i punti dell'educazione di Carlo, che comunque, ora, adesso, a parte questo, diciamo, inciso, ma parliamo comunque del 1994. Io ho cominciato il mio percorso
nel 94, poi insomma ovviamente siamo cresciuti un po' con Carlo nella fede, soprattutto io nella... Carlo ha fatto la comunione a 7 anni, abbiamo cominciato ad andare a messa tutti i giorni, anch'io, da allora, fece nel 98, abbiamo cominciato a fare insomma questa vita di fede, ecco. E certamente quindi l'esperienza c'è, ma soprattutto con questi giovani di oggi, cosiddetti generazione Z, perché quella di Carlo era generazione millennial, no? Ecco, abbiamo delle problematiche molto più grosse, perché oggi è degenerata la situazione in maniera incredibile, in pochi anni, parliamo di 5 anni, 5 anni, 6 anni c'è stato un calo, quindi per un genitore certamente sono sfide enormi. Io dico sempre che per un genitore è come combattere contro un drago, il drago dell'Apocalisse che esce dal mare, perché veramente ci troviamo in situazioni ingestibili. E quindi in questo libro cerchiamo di dare dei consigli, naturalmente nelle nostre poche, diciamo, limitatezze, perché poi ognuno... Però cerchiamo di dare così degli input che possano essere utili ai genitori per, diciamo, cercare di crescere questi figli in una maniera equilibrata, in una maniera, diciamo, soprattutto di fede, perché oggi la cosa più importante della vita è la fede. D'altra parte, come ha detto Padre Giorgio, chi crede sarà salvo, giusto? Chi crede ha la vita eterna. Quindi la fede è fondamentale. Se si cresce senza fede è come non essere un cieco. Quindi la cosa più importante per un genitore è trasmettere la fede. Ecco. Questo un po' per riassumere, poi voglio lasciare la parola anche a te. Grazie Antonia, ecco, interpelliamo Andrea, è una grazia che sia venuto a essere con noi, non è così frequente ascoltarlo, ecco. Chiediamo ad Andrea innanzitutto come ha vissuto da marito e da papà un po' l'esperienza di Carlo, il fervore nella fede di Carlo, come ti ha segnato, cosa ti ha detto, cosa ha cambiato e toccato nella tua vita? Dite. Carlo è stato per noi una scuola nella coerenza della vita, cioè il motivo per cui lui era considerato speciale era molto semplice, perché aveva trovato il tesoro e era coerente. Cioè, mia moglie ha concluso adesso dicendo: noi dobbiamo avere la fede e trasmettere la fede, ma trasmettere la fede non è appendere all'ingresso di casa o da qualche parte i comandamenti, perché, come sapete, qualunque persona che ascolti degli indirizzi non ascolta la teoria ma guarda la pratica. Ma funziona così dappertutto. Perché avvengono così tanti incidenti nel lavoro? Perché in un cassetto c'è la teoria, cioè tutte le norme che bisogna rispettare per lavorare bene in modo sicuro, e poi non è che gli operai guardano il libro nel cassetto, guardano cosa ci si aspetta da loro e agiscono di conseguenza, guardano come si comportano gli altri, e uno appena arrivato si adegua, perché se vuole essere... Quindi, un ragazzo al quale si vuole trasmettere la fede certamente non guarderà l'elenco dei comandamenti che gli abbiamo appeso da qualche parte o che gli abbiamo illustrato. Ora prendiamo spunto da come funziona come funzionano le cose nella vita, nel mondo. Quando si desidera una cosa, si mettono, chi ha, si dice nel mondo volere potere, ovviamente è una cosa che ha una verità abbastanza limitata, però è un elemento di verità. Cioè, se io desidero una cosa, mi muoverò
in modo da ottenerla. Quindi se desidero che i figli facciano determinati studi, mi muoverò per, con questo obiettivo coerentemente. Un'azienda che deve prendere delle decisioni si darà degli obiettivi, poi metterà delle strategie per raggiungere questi obiettivi e delle azioni coerenti. Di solito in queste cose qua non è tanto la strategia A o la strategia B che funziona, ma la coerenza, è essere coerenti a rispettare quello che ci si è proposto come obiettivo. Gli sportivi si danno l'obiettivo molto semplice di vincere, e i mezzi per raggiungere la vincita, oltre che avere i talenti naturali senza i quali non lo potrebbero, potrebbero aspirare a raggiungerlo, sono l'impegno, la costanza e la fatica continua con rinunce a quasi tutto. E come l'allenatore come spinge lo sportivo? Gli cerca di scaldare in lui il desiderio della vincita. Cioè questo desiderio viene spinto a tal punto che a volte ci sono dei problemi anche psicologici, perché lo sportivo tende ad avere difficoltà ad equilibrarsi in questa spinta così forte di un obiettivo che tutto sommato è un obiettivo del mondo transitorio, che non è detto neanche che riesca a ottenere, quindi si mettono a piangere, eccetera, se vincono, se non. Ora, trasponiamo questo nel mondo della fede. Carlo cosa ci ha insegnato? Che nella nostra fede noi abbiamo un obiettivo, una meta, è quello che diceva Padre Giorgio, abbiamo la meta. Abbiamo una meta quindi celeste. Una meta celeste ha bisogno di una bussola speciale, non possiamo arrivare in cielo con la nostra cartina geografica di come pensiamo noi. Abbiamo bisogno di dei comandamenti per sapere se stiamo sulla buona strada o no, e in generale della scrittura. Poi abbiamo bisogno di mezzi soprannaturali, la preghiera e i sacramenti. Ora, il problema della nostra coerenza è che tutto questo discorso è un discorso meraviglioso, talmente bello che dovrebbe far infervorare tutti. Allora perché i giovani non lo seguono? Non lo seguono perché si sono distratti dal mondo e tante cose, ma parzialmente per colpa nostra, perché non siamo coerenti. Prima di tutto noi non desideriamo raggiungere la meta. No, non è che siamo impegnati con altre cose, sì. Quindi non desideriamo confrontarci con la scrittura, perché potrebbe anche dirmi che devo cambiare, insomma mi potrebbe disturbare. Non desideriamo incontrare il Signore nella preghiera, chissà che magari mi fa perdere, insomma. Non desideriamo ricevere la grazia che ci danno i sacramenti, perché fondamentalmente il problema principale di tutta la nostra vita è che non crediamo che il cielo sia così meraviglioso e che Dio ci voglia donare la gioia eterna. E quindi ci appoggiamo sulle nostre sicurezze, e fondamentalmente manchiamo al primo comandamento di non avere altro Dio fuori di Dio. E questo crea la nostra non coerenza, perché è la tentazione di sempre di non fidarci, quindi ci preoccupiamo di tutte le nostre necessità e non ci fidiamo della frase cercate il regno di Dio e la sua giustizia e tutto il resto che vi sarà dato in più. Questo Carlo ci ha insegnato un po' queste cose. Grazie Andrea.
Continuiamo nella nostra riflessione, anche alla luce di quello che avete scritto e ci avete detto nel libro che ci avete donato. Oggi spesso si intende l'amore in chiave di sentimento, di emozione. La vita di fede, che è l'incontro con il Signore, ecco, Carlo direi è stato un grande innamorato del Signore e della Beata Vergine Maria, siamo in giorno di sabato, il Dì di Maria. Però l'amore, appunto, sappiamo, non è solo sentimento, ma è una decisione, è una volontà. Ecco, questo, l'esperienza di Carlo cosa può dire ai ragazzi, ai giovani di oggi, ai genitori, agli educatori, alla formazione di un amore vero? Per continuare su questo. Questa coerenza richiede anche di Carlo, presuppone una comprensione di come siamo fatti, e su questo tema diciamo parlerebbe molto meglio Padre Giorgio, però vi dico la mia comprensione di questo. Cioè, noi quando parliamo di volontà, il discorso è collegato alla libertà. La libertà è qualcosa a cui tutti ambiscono nella nostra società. Noi siamo figli della rivoluzione, liberté, égalité, eccetera. Quindi tutti noi non possiamo vivere slegati dal contesto della nostra società. Noi diamo una grossissima importanza alla libertà, alla quale normalmente attribuiamo il significato di libertà dalle costrizioni esterne. E indubbiamente questo non è trascurabile, perché chiunque abbia vissuto sotto un despota, un dittatore, insomma, capisco che, diciamo, di dire che non è importante questa libertà mi sembra una cosa un po' comoda da dire per chi invece come noi vive in un posto dove possiamo godere di ampia libertà in questo senso. Se approfondiamo la cosa ci rendiamo conto che questa libertà ha un problema, cioè se questa è la nostra meta, cioè la libertà è intesa come assenza da costrizioni esterne, in realtà è una meta che noi non possiamo raggiungere e ci condanna all'infelicità, perché l'uomo felice è una persona che desidera una cosa che può ottenere, se no non sarà mai felice. Quindi se io desidero la libertà intesa così, non sarò felice. Non sarò felice perché non sono libero di dormire tranquillamente la prossima notte, perché magari arriva una zanzara e non mi lascia dormire. Non sono libero di darmi la vita, non sono libero di nascere dove voglio, non sono libero di scegliere con quali genitori, quali educazioni ricevere. Non sono libero di muovermi nello spazio come voglio, non posso assolutamente muovermi nel tempo, non sono libero di fare tantissime cose, quindi è una chimera questa libertà. Ora, esiste però una libertà che nessun despota al mondo ci potrà mai togliere, che è la libertà di amare e desiderare quello che voglio. Questa libertà che è nel profondo di noi stessi, quindi che è una facoltà dell'anima, è qualcosa che nessuno ci può togliere. Cioè, non posso obbligare una persona ad amarmi, Dio non ci obbliga ad amarlo. Quindi noi constatiamo che in sostanza questa la vera libertà in realtà è legata alla scelta di che cosa vogliamo amare, che è la scelta fondamentale della nostra vita, lo scopo di tutta la vita. Cioè, a cosa serve tutta la vita? Perché la vita è un dono? Perché noi in questo tempo possiamo
determinarci sempre di più nella nostra volontà di amare Dio. Quindi in una stanza segreta della nostra anima, Dio ci incontra, se lo ascoltiamo, e ci offre il suo amore e ci chiede di essere ricambiato col suo amore che ci dona lui. E noi possiamo dire di sì o di no. E questa è la nostra libertà. E come facciamo a dire di sì o di no? Quindi dobbiamo, naturalmente noi non siamo dei mistici in generale, almeno per quanto mi riguarda noi abbiamo la mistica ordinaria di tutti i cristiani, ma non abbiamo il privilegio di avere qualcuno che ci parla direttamente dicendoci qual è la via maestra. La via maestra ci viene indicata nei comandamenti e nella scrittura, cioè il modo di Dio di vedere la nostra vita ce lo indica lì. Ora, se noi quindi abbiamo detto che vogliamo raggiungere la meta e vogliamo usare i mezzi a disposizione, quindi noi, la nostra volontà con l'intelletto valuteranno le idee che passano per la mente e alla luce della rivelazione. Quindi da dove vengono i pensieri? Vediamo da dove vengono, se sono buoni, se non sono buoni. Vediamo dove portano i pensieri. Ora, tutto questo quindi ha a che fare con la nostra libertà, della quale abbiamo detto nessuno ci può privare, salvo noi stessi, perché se non stiamo col Signore poi sappiamo che ci possiamo privare volontariamente della libertà. Direi che a questo punto è chiaro che tutto ciò che riguarda i sentimenti, sul quale non sono in grado di parlare in modo dettagliato dal punto di vista teologico, però capiamo che per la gran parte del tempo, almeno dalla nostra esperienza, sono cose che riguardano processi deterministici, biologici, sulle quali non abbiamo nessuna influenza. A volte hanno scoperto che si tratta anche di cicli ormonali, di cose, di reazioni chimiche. Quindi certamente se io voglio raggiungere una meta non è che darò retta al sentimento di turno, al pensiero di turno, senza vagliarlo alla luce della scrittura. Quindi è chiaro che se io non alleno la volontà a scegliere una cosa, a rinunciare a un'altra che mi appare attraente ma che so che non è buona, di fatto sono come Pinocchio, che il libro di Pinocchio è assolutamente meraviglioso, perché quando diciamo seguo il mio cuore, se fosse un cuore, diciamo, di un cuore di un'anima allenata a seguire Dio, a seguire le ispirazioni dello Spirito Santo, sarebbe una cosa meravigliosa, ma siamo veramente sempre così? Purtroppo no. Quindi seguo il mio cuore, non è seguire l'amore molto spesso. Questo ci insegna Carlo. Continuiamo chiedendo ad Antonia se, alla luce di quello che avete scritto e ci avete condiviso, se forse il ruolo dei genitori è quello di oggi più che mai di vivere in conversione permanente. In particolare direi grazie a uno dei grandi, delle grandi testimonianze di Carlo attraverso il dono dell'Eucaristia. Sappiamo quanto Carlo fosse legato, innamorato dell'Eucaristia, e tra l'altro questo volume, I miracoli eucaristici e le radici cristiane dell'Europa, come dire, edito come autore dall'Istituto San Clemente I, istituto fondato da Antonia e Andrea, in realtà nasconde sotto questa dicitura proprio l'opera di Carlo, i suoi testi, le fotografie, è un po' il lavoro, il primo grande lavoro di Carlo poi dedicato all'Eucaristia. Ecco, dinanzi al mistero grande dell'Eucaristia, come può una famiglia, una coppia di sposi, una famiglia di genitori, nutrirsi e attingere, ecco, al mistero dell'Eucaristia, dare nuovo vigore, nuova importanza all'Eucaristia?
Ma io penso che il Signore sta dando dei segni strepitosi adesso. Ci sono attualmente molti miracoli eucaristici che stanno avvenendo, riconosciuti dalla Chiesa, riconosciuti dalla comunità scientifica, perché adesso la scienza veramente ci supporta in questo. E certamente questo ci dimostra che c'è da parte di Dio una volontà che l'Eucaristia trionfi di più nei cuori, eh? Il trionfo del cuore immacolato di Maria è il trionfo dell'Eucaristia. Una famiglia che vive in chiave eucaristica, come la famiglia di Nazareth, che in fondo è il Gesù bambino, no? Quando nasce, cosa fa la Madonna? Lo avvolge in fasce, eh? Si prende cura. E noi dovremmo essere tutti, insomma, ispirarci alla famiglia, alla Sacra Famiglia, dove Gesù, l'Eucaristia, è pane della vita, no? Quando nasce a Betlemme, la parola Betlemme significa casa del pane in ebraico, casa della carne in arabo, Beit Lahem, questo che vuol dire? Che già c'è insita la missione di Gesù, farsi nostro cibo e bevanda. Ora qui Dio è presente spiritualmente, è presente dove ci sono un povero, un ammalato, dove due pregano, ma però Gesù ha detto e ha promesso: io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Quindi lui ha promesso una presenza fisica, chiamiamola fisica, mo i domenicani mi ammazzeranno forse, non lo so. Però Gesù si nasconde nel pane e nel vino consacrato. E Carlo diceva che noi siamo più fortunati di coloro che vissero più di 2000 anni fa accanto a Gesù, perché queste persone, per vedere Gesù, toccare Gesù, spesso erano impediti dallo spazio, dal tempo, le folle, eh? Invece diceva: noi siamo più fortunati, basta scendere nella chiesa sotto casa più vicina, abbiamo Gerusalemme sotto casa. Se ci pensiamo, noi facciamo i pellegrinaggi a Gerusalemme con tanta devozione, con tante aspettative, eh? Però poi i tabernacoli ci sono file chilometriche, diceva Carlo, di fronte a una partita di football, di fronte al concerto, l'influencer di turno, ma di fronte all'Eucaristia e ai tabernacoli io non vedo queste file. Vuol dire che la gente non si rende conto dell'importanza di avere Dio in mezzo a noi. Diceva Carlo che da un punto di vista astronomico, geologico, da quando c'è stata l'incarnazione, morte e risurrezione di Gesù, il nostro pianeta è sempre lo stesso, ma da un punto di vista soprannaturale non è più lo stesso pianeta, perché è coabitato dalla Santissima Trinità che ha preso dimora in mezzo a noi. Il tralcio è la vite. Senza di me, ribadisce Gesù, non potete fare nulla. E allora se noi ci separiamo da Cristo, non possiamo fare nulla. E anche la famiglia non porta frutto, perché noi abbiamo la ferita del peccato originale. E questa ferita, purtroppo, che sta poi lì il merito della nostra vita, no? Perché abbiamo detto desiderare la vita eterna, che più o meno coincidono tutte queste cose. Vincere che cosa? Questa inclinazione al male. È possibile come? Attraverso una vita virtuosa, no? San Tommaso, la scuola domenicana ne parla delle virtù più di 200, soprattutto queste attitudini stabili della volontà al bene sono le virtù, che vuol dire in pratica non fare più peccati veniali. Però io da solo non ce la faccio, non ce la faccio. Ecco il problema, io sono superbo. Penso di farcela da solo, faccio lo yoga, mi illumino. Oggi tanti pensano che facendo ore di yoga, meditazione. Purtroppo non è così. È Gesù, nella sua misericordia, che ci trasfigura, ci trasforma. E il fatto che quando io faccio la comunione, quando io mi nutro dell'Eucaristia, 15 minuti passano prima che le specie del pane siano distrutte dai suoi succhi gastrici, no? E in quel momento io ho la presenza reale di Cristo dentro di me. E sono momenti preziosissimi perché Dio ogni volta opera una trasfigurazione, una trasformazione, mi purifica. E poi che succede? Sì, quando sono digerite, le specie, entra a far parte del mio, rimane questa presenza spirituale. Però intanto Gesù entra a far parte del mio sistema sanguigno, del mio DNA. E siccome questa nostra volontà è legata comunque al corpo, il Signore, facendosi nostro cibo e bevanda, va anche a medicare quel corpo che noi abbiamo per il momento corruttibile, che è un corpo che poi sarà trasfigurato quando ci sarà il giudizio finale, verrà
trasfigurato, no? Lo sappiamo, ci sarà la risurrezione dei corpi, però adesso, in questo momento, comunque il nostro corpo viene aiutato dall'Eucaristia, si rafforza la volontà, perché quando Gesù guarisce anche quelle malattie spesso che sono, cioè dove c'è un limite molto minimo tra quello che sono malattie psicologiche, depressive, malattie, perché siamo purtroppo, molti di noi abbiamo queste ferite, no, dell'infanzia, e malattie che invece possono sembrare apparentemente fisiche, perché solo Gesù può veramente trasformare, trasfigurare questa nostra vita, e certamente al demonio questo non piace, diciamolo chiaro, diciamo che è pieno oggi di gente che, addirittura ci sono delle chiese negli Stati Uniti, c'è stato a Boston recentemente il più grande incontro di satanisti, dove ci sono le chiese proprio dedicate a Satana. Diciamo che stiamo andando incontro a una società terribile. Quando gli esorcisti fanno gli esorcismi, che cos'è la cosa che più dà fastidio? È l'Eucaristia, perché Dio con noi. E allora il demonio ci farà fare mille pratiche di pietà, processioni, pellegrinaggi. Quando però un'anima comincia a fare sul serio, perché comincia una vita eucaristica, allora lì vedrete come si scateneranno le forze, perché là allora veramente teme il demonio, perché là viene la nostra trasfigurazione, la nostra veramente divinizzazione, diciamo così, siamo chiamati a essere divinizzati. Cosa dice Gesù? Voi siete il sale della terra, la luce del mondo. Dice che siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che nei cieli. Nel libro del Levitico cosa dice? Siate santi perché io, il Signore Dio vostro, sono santo. Allora, l'Eucaristia nella famiglia, è importante vivere questo. Perché io dico che l'Eucaristia può veramente... Perché il genitore oggi è impotente, ci troviamo di fronte alla pornografia. Il lavaggio del cervello che ci fanno i media, che è un continuo, influencer del nulla, continui, perché oggi è il mondo degli influencer, per carità, magari danno qualche consiglio, non voglio adesso essere, ma sono sempre cose del mondo. Diciamo che i giovani sono veramente, e poi le droghe leggere, droghe che tu compri a 10 euro, 5 euro, l'alcol, quindi un genitore come fa? Ci vuole veramente un dono speciale, e questi doni ce li dà il Signore attraverso i sacramenti. Carlo, per esempio, tutti gli anni si faceva dare l'unzione dei malati. Perché? Perché non è che noi siamo malati, abbiamo la ferita del peccato originale, abbiamo bisogno di aiuto da Dio. E quello è un sacramento che ci aiuta a rafforzarci, a guarire, perché noi è una continua guarigione questa vita, la conversione è una continua guarigione. E soprattutto, come diceva Carlo, la conversione non è un processo di aggiunta ma di sottrazione, meno io per lasciare spazio a Dio. E questo è il grosso problema, l'io che abbiamo, la mancanza d'umiltà, il pensare che tutto ciò che c'è di bene viene da me stesso e tutto ciò che c'è di male viene dagli altri. Invece no, io devo capire che tutto ciò che c'è di bene viene da Dio in me e tutto ciò che c'è di male viene da me stesso. E purtroppo, cosa dice anche il Vangelo? Non è ciò che entra, ma ciò che esce dal vostro cuore, no? Impudicizia, gelosia, invidia e via dicendo. Quindi l'uomo deve prendere consapevolezza che c'è questa ferita del peccato, abbiamo dei mezzi speciali che Dio ci ha dato attraverso i sacramenti, la preghiera, la parola di Dio, che è una parola viva, perché c'è lo Spirito Santo. Quando io leggo la parola di Dio non è una parola qualunque, d'altra parte quando fanno gli esorcismi cosa fanno? Leggono i salmi, la parola di Dio, quindi non è una parola qualunque. E leggendo la parola di Dio, San Giovanni Bosco, quando andava a convertire le prostitute, si metteva sotto casa di queste case di appuntamento e leggeva i salmi, e tante si convertivano, per dire come la parola di Dio è potente, perché è parola di Dio. Allora, noi abbiamo questi mezzi, però le famiglie non li utilizzano, non sono consapevoli. Quante volte noi durante il giorno preghiamo con i nostri figli,
Ma non è che posso iniziare, vado al catechismo, la preghierina. Qua bisogna che bisogna cominciare a rinunciare anche a dei momenti di svago, che potrebbe essere la vista di un film, eccetera. Magari dedicare, non so, abbiamo la liturgia delle ore oggi che si scarica sull'app. Le lodi, la mattina alziamoci un quarto d'ora prima, recitiamo le lodi con i nostri figli. Cominciamo noi a dare l'esempio, perché poi il ragazzino se ne accorge se il genitore non è coerente. E dobbiamo aiutarli. Facciamo dei pellegrinaggi in luoghi dove, per rafforzare la fede, ma luoghi dove veramente la Madonna, dove i santi, diamo l'esempio dei santi. Cioè, noi dobbiamo contrastare questa onda di male. Abbiamo i mezzi, però dobbiamo metterli veramente in pratica, come si diceva prima, metterlo in pratica, non in teoria. E cominciando nella nostra vita a fare dei focolari domestici, dove si prega insieme, si dice il rosario insieme. Il rosario, la Madonna ha detto che attraverso le apparizioni anche più famose, quelle di Lourdes, Fatima, che è una preghiera a cui Dio ha voluto associare delle grazie specialissime. E allora insegnare ai nostri figli anche a dirlo a metà, un pezzettino, non importa, ma almeno iniziano a pregare. C'è a volte nei ragazzini, quando arrivi a 14 anni, come diceva Don Bosco, la pianta è già cresciuta storta. Non è che io magari mi converto, mio figlio ha 14 anni e pretendo che il figlio vada a messa. È difficile, devo iniziare da quando sono piccolini, piano piano. Abituarli, è un abito, no, la virtù, è un abito. Allora, abituarli alla preghiera, abituarli a capire che c'è una meta, c'è una vita eterna, c'è il rischio della dannazione eterna, c'è l'inferno, esiste, c'è il demonio. Parliamo chiaro, non sempre con sotterfugi. Il rispetto umano, diceva Pio Nonno, diceva che Dio mi scampi dal rispetto umano. Spesso non si dicono queste cose, ma i ragazzini devono capire. Che cosa è? Carlo faceva la meditazione dell'inferno e faceva i sacrifici, perché aveva sentito la Madonna Fatima pure, che diceva che molte anime vanno all'inferno poiché non vi è chi prega e si sacrifica per loro. E che faceva Carlo? Faceva la meditazione sull'inferno e diceva: mamma, tu ti rendi conto? Per sempre, cominciamo a meditare, per sempre, per sempre, per sempre, arriviamo all'infinito, non penserò mai, io sarò per sempre lì. E ci aveva paura e diceva: mamma, io non prego abbastanza, non faccio sacrifici per aiutare le anime, non faccio niente. Abituarli anche non solo alla carità materiale, ma anche alla carità spirituale, a pregare. Sentono una notizia in televisione, un assassino che ha ucciso qualcuno, cominciassero a pregare pure per queste persone. Il bene si fa anche con la preghiera, anzi più con la preghiera. Perché una nostra preghiera, l'ha detto anche la Madonna Fatima, può salvare un'anima per l'eternità. E allora più fiducia nella preghiera, più fiducia nell'Eucaristia, più fiducia. Io ho dei genitori, vi dico solo questo episodio, poi non voglio sforare il tempo, e mi incontrano in chiesa due mamme: ah, le mie figlie non vogliono più andare a messa, quella di 12, quella di 14, il donno mi ha detto di non forzarle. E questo è sbagliato. No, perché tu di fronte a Dio hai accettato di battezzarli, tu ti sei impegnato a educarlo. E soprattutto qual è il discorso che emerge da questo? Il discorso che emerge è che io non ho fiducia che, anche se mio figlio viene a fare la comunione di cattiva voglia, comunque il Signore agisce. Ex opera operato, il Signore comunque opererà qualcosa, il Signore lo sa, e comunque quell'anima riceverà una grazia. Ecco che non ho abbastanza fiducia nell'Eucaristia, non si ha fiducia, faccio omelie magari lunghe 40 minuti e poi non capisco l'importanza, no? Della consacrazione. Cioè, a volte abbiamo troppa fiducia in noi stessi e poco in Gesù. Invece bisogna avere più fiducia nell'Eucaristia, perché Dio è in mezzo a noi. È Lui che trasforma tutto, che trasfigurerà il mondo. Però vuole il nostro libero arbitrio, libero amore. Non vuole forzarci. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me, io dimoro in Lui. Io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Il Signore l'ha promesso. Dio è amore
E nell'Eucaristia c'è la fonte dell'amore, nei miracoli eucaristici di cui parlavamo, che poi potete trovare la lista. Come si fa vedere Gesù? Ci fa vedere il suo cuore. Perché il cuore? È il simbolo dell'amore. Quanti emoji mandiamo con cuoricini da tutte le parti? Gesù ci dice: io sono amore. E quando mangi l'Eucaristia mangi la fonte dell'amore. E qual è il fine di una vita santa? Amare Dio sopra ogni cosa e il prossimo come noi stessi. Ma soprattutto amare Dio sopra ogni cosa, da lì parte tutto. Mettere Dio al primo posto. E quindi quando io mangio l'Eucaristia, il Signore nutre questa mia capacità di amare, mi aiuta ad aumentare, perché lì è la santità. E poi, insomma, per concludere, perché non voglio poi... insomma, noi sappiamo che veramente quest'amore ci viene dato dal Signore. Si parlava prima degli amori emozionali, no? Quelli non sono gli amori, il vero amore è Dio. Non bisogna avere paura della morte, bisogna crescere figli, come diceva Carlo, come se ogni giorno fosse l'ultimo giorno della nostra vita. Quindi io che faccio? Devo essere pronto. Devo capire che sono pellegrino dell'assoluto, l'infinito è la nostra patria, non il finito. E allora devo capire che veramente la morte è il passaggio, come diceva Carlo, alla vera vita. Da bruchi diventeremo farfalle. E se ho paura della morte vuol dire che non mi fido, si ritorna al discorso di prima, non ho fiducia in Dio, a quello che mi ha promesso la vita eterna, il paradiso. Non mi fido, solo il peccato dobbiamo temere. Ma io devo non avere questo terrore per la morte, perché vuol dire che non c'è fede veramente nelle parole di Gesù, perché la morte è il passaggio veramente alla vita più felice, all'eternità. E allora se viviamo con questa prospettiva, insegniamo questo modo di ragionare ai nostri figli, sicuramente vivranno in modo diverso la vita. E ogni giorno, un minuto che passa, diceva Carlo, un minuto in meno che abbiamo per santificarci. Allora non bisogna massimizzare il tempo, non il profitto, il tempo, il nostro tempo va massimizzato. Che importa diventare il premio Nobel, l'uomo più ricco della terra, il più grande studioso della terra, se poi non metto Dio al primo posto? Mi supereranno molte persone che sono molto più basse di me, sicuramente, perché questa è la logica di Dio. E quindi veramente cerchiamo di infondere questo amore per la vita eterna ai nostri figli, far capire che siamo pellegrini dell'assoluto, siamo, diciamo, transitori in questo mondo, e di vivere sempre ogni giorno come se fosse l'ultimo, così vivremo bene. Grazie. Ringraziamo di cuore Antonio e Andrea, staremo delle ore ad ascoltarvi, però un'ultimissima domanda mi permette ancora di farla. Hai toccato la morte, ci immergiamo nel mistero della sofferenza. Carlo, sappiamo come ha vissuto fino alla morte anche la sofferenza in modo trasfigurato, come i santi. Ieri abbiamo celebrato la dolorata, prima l'esaltazione della Santa Croce. Ecco, un modo trasfigurato di vivere la sofferenza e la morte. La domanda che forse anche in tante altre occasioni ti hanno posto: ma a un genitore che ha vissuto un lutto, magari la perdita di un proprio figlio, cosa ti senti di dire? Alla luce dell'esperienza di Carlo, della vostra esperienza, di questa lettura trasfigurata della sofferenza e della morte. Ecco. Io mi sento di dire che, come diceva Carlo, nel Golgota ci saliremo tutti prima o poi, no? Non è che il Golgota è solo per Gesù, noi tutti siamo chiamati a salire sul Golgota, chi prima, chi dopo. Chi può decidere, no? Dobbiamo leggere il libro della Sapienza, chi può decidere qual è il momento giusto per un'anima? Solo Dio lo sa, noi non possiamo saperlo. E naturalmente il mondo ragiona: ah, che sfortuna, gli è morto il figlio giovane, perché magari è una grazia, magari quell'anima si sarebbe persa, magari avrebbe fatto cose, o avrebbe sofferto, o era pronto. Non possiamo sapere. Se ci fidiamo di Dio, sappiamo che ogni cosa che Lui decide è per un bene superiore, se amiamo Dio, se abbiamo fiducia in Lui. E se anche l'uomo con la sua stoltezza, perché magari fa l'incidente perché si è drogato
ragazzo, sa, quanti ragazzi muoiono di incidenti di auto? A volte non è neanche colpa loro, però a volte hanno magari bevuto tanto, non hanno le capacità, no, cognitive. Però comunque il Signore scrive dritto nelle righe storte, sempre. E i genitori che perdono i figli, o chi ha delle malattie gravi, delle sofferenze gravi, la Madonna che ha detto a Bernadette Subirù, non ti prometto farti felice in questa terra, ma nell'altro, nel, in questo mondo, ma nell'altro sì. E perché ogni croce è una grazia? Ogni croce è una grazia. La croce maior, quella di Gesù, no? Poi abbiamo le piccole nostre croci, le sofferenze, il mal di schiena, le malattie, c'è chi ha i tumori, poi si deve fare le chemio, chi ha la perdita di un caro, chi subisce magari una delusione d'amore, problemi di economici, no? Sono tutte croci. Ma noi siamo cristiani. E i cristiani cosa devono fare? Chi mi vuole prenda la sua croce, chi mi ama e mi segua. Allora, se Dio ci concede delle croci, concede, perché Dio permette, no? Il mondo va avanti così, la natura ha le sue comunque falle, il peccato originale ha purtroppo, la morte non c'era nei piani di Dio, no? La morte non c'era, è entrata nel mondo a causa del peccato. E allora è stato tutto un vivere per cercare di dimenticare che bisogna morire. Poi è venuto Gesù, e la morte è diventata vita, perché noi lo sappiamo che con Gesù la morte è diventata vita. E allora sappiamo che anche le piccole croci, se offerte a Dio, se accettate, sono la nostra salvezza. La croce ci ha salvato, le piccole croci sono la nostra salvezza, e compiamo in noi quello che manca, la passione di Cristo, come dice San Paolo: completo in me ciò che manca alla passione di Cristo. Noi siamo chiamati a essere corredentori, perché pure la Madonna Fatima, che dice molte anime vanno all'inferno poiché non vi è chi prega e si sacrifica per loro, che vuol dire? Che il nostro sacrificio, il nostro amore, le nostre offerte hanno un valore salvifico. E io nella mia vita ho sperimentato, guardate, tante cose, ho sperimentato che pregando per delle anime che io non avrei mai immaginato che potessero convertirsi, mi è capitato tante volte, poi magari dopo anni, 30 anni, 25 anni, guarda, si sono convertite magari. Non che la mia preghiera sia, perché la vostra è uguale, se lo facciamo con fede, con fiducia, la nostra preghiera può smuovere veramente le montagne se abbiamo fede. E le cose che Dio sempre concede sono le cose spirituali, le conversioni. Guardate che a Fatima, vi racconto solo questo piccolo episodio, la mamma di Giacinta, Marto, che è la santa, una santa, aveva delle figlie, e una volta, diciamo, la mamma era andata, quando all'inizio Giacinta era in un ospedale dove la mamma andò, poi fu trasferita da un'altra parte, la mamma non poté più andare, però lì parlava con questa suora, no? E la suora gli dice: chissà che le sue due figlie non si faranno suore. E allora la madre ha detto: che Dio mi scampi. E Giacinta gliel'ha detto la Madonna, Giacinta, in visione. Gli ha detto: tua madre, però digli a tua madre che proprio per salvarle le altre due sorelle, io me le porto via subito. Infatti morirono subito dopo poco. Per dire come ragiona il cielo. Le ha salvate. Magari chi lo sa, avrebbero fatto delle scelte sbagliate, non avrebbero corrisposto alla loro vocazione, però per la mamma era una tragedia che si facessero suore. Quindi il cielo ragiona in modo diverso, e noi dobbiamo imparare a non temere la morte, a capire che le croci le offriamo, le accettiamo. A Kibeo, che è un'apparizione riconosciuta in Africa, la Madonna ha detto che senza sofferenza non si va in paradiso. Perché la sofferenza, se l'ha provata Gesù, la Madonna, e noi non è che siamo, noi abbiamo sto peccato originale, e comunque non c'era questo desiderio di Dio di farci soffrire, ma purtroppo è entrato. Però Dio scrive dritto sempre nelle righe storte, ci ha dato la possibilità di, diciamo, trasfigurare la sofferenza e farla diventare lievito di grazie,
di conversioni, di aiuti al prossimo. Non è male, eh? Solo Cristo poteva fare una cosa del genere. E quindi io penso, e questa è la mia risposta ai genitori che perdono i figli prematuramente, di accettare, offrire per loro un purgatorio, lo so, un purgatorio, però lo vivessero come purgatorio, invece dice San Tommaso che un giorno di purgatorio, mi pare, non vale tutte le sofferenze della vita, ripeto bene, sì? Allora, lo offrissero come purgatorio e devono capire che è un arrivederci, poi rivedremo i nostri figli. E poi i nostri figli vogliono che noi ci santifichiamo, questo è quello che loro desiderano. E poi per noi è un dono poter rimanere ancora sulla terra, perché abbiamo la possibilità di ammantare questo amore per Dio e per il prossimo, che ci darà la beatitudine eterna, che godremo accanto a Dio. Il livello dipenderà da questo. E più siamo sulla terra, e più possiamo crescere nell'amore di Dio e nell'amore per il prossimo. E questo sarà veramente il nostro tesoro per la vita eterna. Grazie. Ringraziamo di cuore Antonio e Andrea, ringraziamo il Beato Carlo. È stata una grazia e una gioia grande avervi con noi. Quello che ci hanno detto e molto di più lo trovate in questo testo, Trasmettere la fede alla scuola di nostro figlio Carlo Acutis. Così come possiamo dire il diario del Beato Carlo, commentato da Padre Giorgio, una novantina di affermazioni, di scritti, di frasi del Beato Carlo raccolte in questo testo, originali o fotocopie, che già qualche anno fa abbiamo editato.